madre di René, Ada, era una sarta di famiglia povera e quindi una donna la cui vita non sarebbe stata comunque facile. E ancora giovane venne sedotta e poi abbandonata da un viaggiatore francese. Da quel momento in poi la sua vita divenne un vero inferno, infatti essere ragazza madre negli anni 20 in Italia non era una faccenda facile. Per riuscire ad allevare la figlia, la donna è costretta a concedersi a quello che era il suo datore di lavoro, che in cambio gli garantisce, oltre al lavoro, anche un alloggio. Per quanto la mamma di René ami sinceramente la figlia, non può fare a meno di riversarle addosso la frustrazione per la vita di compromessi che è costretta ad affrontare. Una vita di compromessi, peraltro, che contrasta fortemente con i valori da fervente cattolica della donna. Quindi la difficoltà della vita diventa più grande della sua capacità stessa di stare accanto alla figlia, ed è così proprio che René finisce in manicomio, quindi non tanto per la mancanza di amore da parte della madre, ma per la debolezza umana e le difficoltà di una vita difficile e di stare vicino ad una persona problematica. Quando la donna poi si renderà conto di aver condannata la figlia a un inferno in terra, sarà ormai troppo tardi. Infatti la donna è malata, è indigente e non riesce ad ottenere più l'affidamento della figlia. Nella creazione del personaggio sicuramente sono venuti prima i tratti distintivi del personaggio, il carattere, la sensibilità del personaggio, e è più attorno a questi che si sono poi costruiti gli eventi che viceversa. René per me rappresenta in generale una condizione umana di sofferenza, ed è un po' la testimone di un capitolo oscuro della storia, uno di quei capitoli che poco conosciuti e che è bene non dimenticare. Il legame emozionale con René è sicuramente diventato fortissimo nel corso dello sviluppo del gioco e mi è capitato, devo dire, anche con frequenza di commuovermi mentre scrivevo i testi del gioco stesso, perché mi sembrava proprio di poter percepire la terribile sofferenza interiore che tormentava questa ragazza. Quello che poi mi ha fatto piacere e mi ha confortato è stato vedere lo stesso tipo di reazione sia in altri membri del team mentre mi aiutavano a verificare lo screenplay del gioco e poi successivamente anche in molti giocatori. Quindi spero che questo poi renda possibile un'esperienza di gioco in cui attraverso l'empatia il giocatore possa sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti delle persone che soffrono di disagio psichico.